panorama della formazione post laurea in Italia è vastissimo. Accanto ai master proposti dalle università, sono presenti centinaia di enti di formazione privati che offrono corsi di tutti i tipi e per tutte le tasche. Non tutti però valgono quello che costano e non tutti mantengono le promesse fatte. In attesa di una istituzione pubblica che intervenga a mettere ordine su questo argomento, ecco qualche dritta per riconoscere i corsi più validi. Chi vuole accedere ad una business school italiana può affidarsi all'ASFOR, l'Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, che accredita i corsi solo se questi rispettano determinati standard qualitativi nella selezione dei candidati, nel curriculum dei docenti, nell'assistenza che viene fornita agli studenti sia durante il corso che nell'inserimento nel mondo del lavoro. Importantissimo nella valutazione di un master è il dato relativo al placement, ovvero quella percentuale di diplomati che a 6 mesi dalla fine del corso trova lavoro. Per i master accreditati ASFOR, ad esempio, questa percentuale non deve essere inferiore all'80%. I corsi ASFOR, però, sono davvero pochi, quindi se cercate dei riscontri sulla validità o meno di un corso post laurea, dovrete affidarvi anche ad altri strumenti. Se il master che avete individuato non è alla prima edizione, sarà facile trovare qualche informazione utile sul web. I forum dedicati a questi argomenti sono moltissimi e basterà fare una ricerca per trovare le informazioni che cercate. Leggete bene il programma del corso e controllate che gli argomenti trattati diano effettivamente un valore aggiunto alla vostra preparazione. Ad esempio, verificate che non siano gli stessi che avete già affrontato all'università. Se il corso che avete adocchiato vi promette anche uno stage, verificate che esista un reale rapporto di collaborazione tra l'ente di formazione e le aziende presso le quali la segreteria organizzativa del corso vanta di collocare i propri studenti. Per fare questa verifica sarà sufficiente inviare una mail a qualcuna delle aziende citate. Alcune persone vogliono frequentare un master con l'unico obiettivo di poter fare lo stage previsto alla fine della fase d'aula. Questa, tuttavia, non è una motivazione sufficiente che giustifichi l'investimento di tempo e di denaro richiesto da un corso post laurea. Chi è all'esclusiva ricerca di uno stage non dovrà spendere migliaia di euro per iscriversi ad un master a cui non è interessato. Trovare uno stage, ovvero un'azienda disposta a farvi lavorare gratis, è un'impresa molto più semplice di quanto non si pensi. Potete cominciare dall'ufficio placement del vostro ateneo, ad esempio, inviare curricula spontanea alle aziende, oppure rivolgervi a strutture che raccolgono la domanda e l'offerta di stage. Ricapitolando, prima di scegliere un master, è necessario accertarsi della serietà della struttura che lo organizza, contattando, se ci sono, gli enti che lo accreditano. Navigare su internet alla ricerca di recensioni sul corso che vi interessa. Verificare il placement dichiarato dall'ente di formazione ed il metodo di selezione dei candidati utilizzato. Se il corso garantisce uno stage al termine della fase d'aula, verificare che esista un reale rapporto tra l'ente di formazione e le aziende citate. Importante! Se cercate un master con il solo obiettivo di fare lo stage, lasciate perdere. Se vi interessa solo l'esperienza sul campo, risparmierete tempo e soldi contattando direttamente le aziende.